Ciao anime incantate, benvenute e bentornate sul mio canale, questo come sempre è The Enchanted Apple ed io sono Nia. Sentite rumori strani e questo patatino che sta facendo un sacco di casino. La magia dei colori non solo è una delle più potenti, ma è anche una delle più semplici da utilizzare. Può essere utilizzata proprio appunto anche solo semplicemente indossando l'elemento di quel colore. Ogni colore difatti è associato a un determinato concetto oppure a un aspetto della propria vita. La magia non ricorre ad alcune sfumature particolari. Per assimilare la magia dei colori all'interno della nostra pratica, possiamo inserire determinati elementi colorati all'interno. C'è un intruso. I modi più semplici per inserire la magia dei colori all'interno della nostra pratica è tramite tovaglie d'altare, penne, matite, pastelli, pennarelli per scrivere le nostre petizioni, pietre, cristalli, candele, ovviamente non quelle profumate, industriali, tuniche, altri indumenti, fili, nastri, oggetti dipinti oppure vera e propria pittura. Qualche elemento che magari ci interessa avere di un determinato colore, possiamo colorarlo stesso noi con l'utilizzo della pittura. Ovviamente molto importante da ricordare anche il fatto che i chakra hanno ognuno il proprio colore, quindi per 7 chakra ci sono 7 colori associati. Se vi va un video specifico sui chakra, fatemelo sapere qui sotto, lo preparerò senz'altro. Con questo video molti di voi capiranno quanto a volte può essere semplice la stregoneria, perché la magia del colore è qualcosa di veramente intuitivo. E questo anche perché nell'immaginario collettivo alcuni colori hanno già un significato che va proprio a rimarcare il vero e proprio significato del colore proprio in campo magico ed esoterico. Ad esempio, prendiamo come colore il bianco, esso effettivamente rappresenta la purezza. Oppure prendiamo per esempio il colore rosso, effettivamente andrà a rappresentare l'amore. E questo per quanto riguarda la visione generale che abbiamo del significato dei colori. Direi di partire difatti proprio col colore rosso. Il rosso è un colore che rappresenta passione, amore, sesso, testardaggine, rabbia, collera e violenza. Questo colore è associato all'elemento del fuoco, a Marte, ma anche al segno dell'Ariete. È un colore che comunque simboleggia l'attacco e la difesa, i giudici e la giustizia. Dal punto di vista fisico, favorisce l'energia, la prestanza, il vigore sessuale e la salute. Simboleggia spesso la divinità maschile e il dio Marte. Il rosso, difatti, è un colore ardente e passionale ed è associato soprattutto al dio. Difatti, spesso ci capiterà di vedere su vari altari la candela che rappresenta il dio proprio fatta di colore rosso, ma soprattutto è un colore di forza associato all'elemento del fuoco e quindi tende a dare anche una grande carica. Come fiori rossi, senz'altro possiamo fa riferimento alle rose. Per quanto riguarda le pietre di colore rosso abbiamo rubino, granato, agata di fuoco, corallo, diaspro rosso. Il magenta è uno dei colori primari, quindi è un colore che ha il potere di creare altri colori e non può essere replicato tramite l'utilizzo di altri colori. Il magenta è un colore forte, con un forte potere esorcizzante, è ottimo da adoperare per quanto concerne le guarigioni spirituali. E parlando di candele, è ottimo da abbinare in combinazione ad altre candele, e questo per velocizzare soprattutto i processi di materializzazione. In merito a questo colore, possiamo dire che rappresenta senz'altro la bellezza e può essere associato al pianeta Venere. Come fiori di questo colore possiamo ritrovare alcune tipologie di bougainville. Passiamo adesso al colore rosa. Il rosa è un colore che incarna perfettamente l'amicizia, l'amore romantico, la famiglia, la dolcezza, la bellezza e soprattutto la femminilità. Questo è un colore molto dolce, tenero e tranquillo e tende anche a rilassare molto. Difatti è consigliabile, secondo il Feng Shui, posizionare due elementi di colore rosa agli angoli della stanza. Se il rosso è il colore della passione, il rosa rappresenta il romanticismo, le parole romantiche, della poesia, dell'amore. Il giorno a cui è associato è il venerdì ed è associato ovviamente al pianeta Venere. Inoltre rappresenta anche la buona volontà, la pace, l'affetto. Come segno zodiacale adesso vengono associati il toro e la bilancia. Parlando di fiori rosa possiamo senz'altro associare alcune colorazioni di margherite, ma anche alcune colorazioni di orchidee. Come pietre rosa invece abbiamo il diamante rosa, la tormalina rosa, il topazio rosa, il quarzo rosa, la rodocrosite, l'opale rosa, la petalite, lo zaffiro rosa. Passiamo adesso al colore arancione. L'arancione rappresenta i cambiamenti, l'incoraggiamento e l'attrattiva.
È legato al sole, all'ambizione, alla sicurezza, alla forza e all'egocentrismo. L'arancio, difatti, è un colore fortemente legato al sole e alle energie solari. È versatile, associato veramente a tantissimi significati. Evoca inoltre valori come la sicurezza di sé, la forza, la giustizia, ma anche orgoglio e materialismo. In natura, come elemento arancione, ritroveremo senz'altro arance, clementine, mandarini. Come pietre arancioni abbiamo la cornolia, l'opale di fuoco, la calcite, il corallo, l'ambra. Passiamo adesso al colore giallo. Il giallo è un colore che favorisce lo sviluppo dell'intelletto, dell'immaginazione, del pensiero creativo e rappresenta inoltre l'ispirazione. Come l'arancione, anche se è un colore associato al sole, e proprio come l'arancione, anche se è un colore associato quindi alla divinità di Apollo. Tant'è vero che questo colore rappresenta l'ispirazione, la concentrazione, l'attrattiva ed è associato all'elemento dell'aria, al sole e anche alla sicurezza in se stessi. Allo stesso tempo è un colore che rappresenta la gioia. È un colore che comunque ci aiuta a tenere in attività l'intelletto. Ci aiuta particolarmente nello studio, nella filosofia e nell'intelligenza, ma soprattutto ci aiuta ad avere una memoria a lungo termine. Dal punto di vista emotivo, inoltre, rappresenta anche la forza di persuasione. Questo colore può essere utilizzato inoltre per invocare protezione e per stimolare la fantasia. Le pietre di colore giallo sono senz'altro il citrino e la calcite gialla. Non tutti in magia includono il colore oro e il colore argento, però dal mio punto di vista sono due colori molto importanti. Parlando dell'oro, rappresenta il dio, ma soprattutto le arti in generale. Difatti, la candela oro può essere utilizzata molto spesso sull'altare per rappresentare il dio. L'oro inoltre rappresenta la ricchezza, rappresenta le monete, è il colore principale associato al sole, in quanto è un colore molto luminoso. È associato al giorno della domenica, ma è anche il colore associato a tutte le persone nate sotto il segno del leone. Si può utilizzare vernice dorata per attirare la prosperità. Infatti possiamo utilizzare il colore oro per andare a colorare qualsiasi cosa che vada a contenere del denaro, ad esempio un salvadanaio. Come pietre dorate vere e proprie non abbiamo una pietra proprio di quel colore, a meno che non vogliamo fare riferimento alla pirite, anche se ha un tono un po' più freddo. Però ci sono alcune pietre che hanno delle perlescenze dorate, come per esempio la pietra del sole, ma quella vera originale, non quella che vediamo glitterata, che è semplicemente un prodotto artificiale. Passiamo adesso invece al colore argento. L'argento è un colore che rappresenta la luna e difatti proprio per questo è associato a tutte le divinità lunari, come per esempio può essere Ecate, Artemide, Selene. Rappresenta inoltre la forza femminile, la femminilità, la fertilità femminile, la chiaroveggenza e la famiglia, ma anche l'intuito e le facoltà psichiche. Come giorno ovviamente è associato al lunedì. Come facoltà psichiche possiamo senz'altro menzionare il fatto che per aumentare i vostri poteri psichici o per migliorare la capacità di concentrazione potete portare con voi un oggetto d'argento, che può essere una collana o un bracciale. E se questo gioiello che indosserete ovviamente avrà incastonato al suo interno una pietra di luna, sarà maggiormente potenziato. Passiamo adesso invece al colore verde. Il verde è il colore che per eccellenza rappresenta la terra. Attrae la salute e la guarigione, ma anche denaro, rinnovamento, stabilità ed equilibrio. Rappresenta l'elemento della terra e della natura, ovviamente, e raffigura soprattutto fertilità, fecondità e abbondanza. Questo colore viene utilizzato anche per rappresentare e attirare il denaro. Le divinità associate sono senz'altro la madre terra, Gaia, e tutte le divinità associate alla terra, anche il dio Pan, per esempio. Addirittura nel Feng Shui esso viene associato comunque alla prosperità. Il fatto che parecchie banconote siano di questo colore ha fatto sì che nel tempo questo colore sia stato ovviamente associato al denaro. Come pietre verdi abbiamo malachite, smeraldo, giada, avventurina, agata, muschiata. Come piante dal colore verde ovviamente ritroviamo tutti gli alberi, i sempreverde, ma soprattutto trifogli e quadrifogli. Proseguiamo adesso col colore azzurro. L'azzurro è un colore legato al pianeta Giove, al giovedì, ai segni del Sagittario e dei Pesci. L'azzurro è il colore della comunicazione e della guarigione. La sua energia tranquilla stimola l'attività spirituale e creativa. Indossare qualcosa di azzurro induce calma. Inoltre è un colore che favorisce il sonno. È anche un colore che ci aiuta a guarire le ferite emotive provocate da problemi di comunicazione. Nel mondo degli affari viene utilizzato
molto per indurre fiducia da parte del compratore nei confronti del venditore. Come pietre azzurre ritroviamo turchese, acquamarina, lapislazzulo, zaffiro, angelite, apatite blu. In natura ovviamente l'azzurro lo possiamo ritrovare nel cielo e nell'acqua, difatti esso è associato a questi due elementi, aria e acqua. Come l'azzurro, anche il colore blu può rappresentare la protezione. Difatti il blu rappresenta protezione, ispirazione, saggezza, comprensione, felicità, guarigione, ma soprattutto fedeltà. Anch'esso è associato a Giove e a sua volta ha l'influenza su denaro, giustizia, fortuna, materialismo, desiderio sessuale e fertilità maschile. Il viola è un colore che rappresenta tantissimo la spiritualità. Il viola, un colore che io amo particolarmente, rappresenta il terzo occhio, è associato alla spiritualità, è un simbolo di autorità, meditazione, incarna difatti facoltà psichiche e il sapere dell'occulto. È associato tantissimo alla spiritualità e alla meditazione. Da sempre questa tonalità di colore è molto apprezzata dai sovrani, è un colore associato al pianeta Mercurio e al mercoledì, oltre a essere un colore associato a chi è nato sotto il segno dei gemelli e della Vergine. Le pietre viola più famose sono l'ametista e la fluorite. In natura lo possiamo ritrovare soprattutto nei fiori di lavanda. Procediamo adesso col parlare del colore marrone. Il marrone ovviamente è il colore che rappresenta la terra, le vibrazioni della natura, del denaro, del successo, dell'equilibrio, ma soprattutto della radicazione. Rappresenta l'elemento cosmico della terra. Il marrone è un colore fortemente associato alla natura, difatti le prime cose che ci vengono in mente quando pensiamo a questo colore sono senz'altro la corteccia degli alberi, il terriccio, la cannella, l'anice stellato. Viene associato molto spesso anche agli animali, e questo perché tantissimi animali hanno questo determinato colore, come per esempio l'orso bruno e il cerbiatto. È un colore neutro che inoltre ha una leggera azione respingente. Può essere utilizzato per impedire a qualcuno di danneggiarci, ma senza eliminarlo del tutto dalla nostra vita. Come pietre marroni abbiamo il legno fossile, l'occhio di tigre. Passiamo adesso al colore nero, che è un colore che viene erroneamente associato alle energie negative. Esso, a dir la verità, bandisce, lega, purifica e protegge. Aiuta a spezzare via le maledizioni e il malocchio, annienta nemici, ma racchiude inoltre il sapere esoterico. È un colore che viene associato alla divinità di Ecate, ma anche alla divinità di Ade e Persefone. Per quanto riguarda i segni zodiacali, è un colore che viene associato al Capricorno e all'Acquario. Come pietre nere abbiamo l'ossidiana e l'onice. Per terminare parliamo del colore bianco. Il bianco è un simbolo di luce divina, spiritualità, purezza. Scaccia le tenebre, la confusione, protegge, purifica, bandisce dal male, bandisce dagli spiriti del basso astrale. Può sostituire qualunque colore. Difatti, se non riuscite a trovare la candela di una certa tonalità, potete sostituirla senz'altro con una candela bianca. È comunque un colore simbolo della divinità femminile e dell'amore platonico. È associato all'innocenza, ai valori come la pace, il sé superiore, la sincerità e la verità. In natura possiamo ritrovarlo come colore nei fiori di camomilla. Come pietre bianche abbiamo il quarzo, il topazio bianco, il diamante, lo zaffiro bianco, la calcite bianca, la selenite bianca. Detto questo ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile, che abbiate preso appunti, fatemi sapere nei commenti quali sono i colori che voi più utilizzate in magia e soprattutto se avete domande e richieste in merito a questi argomenti fatemelo sapere con un commento qui sotto. Vi ricordo inoltre di seguirmi sempre su Instagram perché è il social che aggiorno quotidianamente e dove potete rimanere più in contatto con me e soprattutto mandarmi dei messaggi privati a cui risponderò il prima possibile. Detto questo ragazzi, vi lascio un grosso bacio, ci vediamo alla prossima e keep the magic on!